Salve a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare di questo fatto di aggressioni, magari di rapinamenti da parte di loschi individui e di come affrontarle. Allora, dal mio punto di vista, a me è successo una volta che praticamente ero in un supermercato, andavo al supermercato e c'erano di fuori praticamente queste... faceva finta uno di essere un sordo muto e chiedeva delle donazioni di firmare con nome e cognome su una carta. Aveva anche un cartellino che diceva di venire da un'associazione per donare soldi ai sordomuti, no? E cosa è successo? Io sono stato al gioco, sono andato a vedere la sua fondazione, ho fatto una grandissima stupidata, né? Una cosa che non dovete fare assolutamente. Sono andato a controllare la sua fondazione e praticamente avevo scoperto che erano dei truffatori, dei truffatori che venivano da quei paesi extracomunitari, tipo l'Albania, la Romania. E quando gli ho fatto notare io con lo smart, io gli ho fatto vedere che, cioè, guarda qua, gli ho fatto vedere, gli ho detto, quindi cosa vuoi? Ho detto, sai cosa ha fatto questa persona qua? Ha cominciato a caricarmi subito un destro, io per fortuna l'ho schivato furtivamente e dopo dalla tasca stava per prendere qualcosa. Allora che ho fatto? Sono scappato via di corsa, sono entrato dentro nel supermercato, dopo ho sentito un casino di insulti. Allora cosa ho fatto? Ho chiamato i carabinieri, ma tempo che sono arrivati i carabinieri, questi qua sono già scappati, non sono neanche riuscito a tirare giù il numero di targa. I carabinieri mi hanno tirato giù i dati a me per la segnalazione. Alla fine sono sicuro che non sono neanche andati a cercare questi qua, cioè, sicuramente. Quindi, ragazzi, dovete fare in questi casi, dovete lasciar perdere, non rivolgervi neanche a queste persone qua, non parlare neanche, andare via per la propria strada. Se invece subite un rapimento o qualcosa del genere, se qualcuno vi punta una pistola, un coltello alla gola così, non dovete assolutamente ribellarvi, prendete il portafoglio, tieni i tuoi soldi, però lasciami andare, io ti do i tuoi soldi, tu vai per la tua strada. Dovete fare così, non dovete fare gli eroi, perché a fare gli eroi, se non si ha le conoscenze o le tecniche di difesa, anzi, prima di tutto la prima tecnica di difesa è lasciar perdere in certi casi e non reagire, perché così almeno non si rischia niente. Questo video comunque lo dedico al conoscitore italiano che ha subito questo fatto, questo fatto bruttissimo, e mi dispiace molto per lui. Niente ragazzi, state sempre attenti, non andate in luoghi pericolosi e casomai se proprio dovete difendervi, se non avete veramente in un pericolo molto grave, io vi consiglierei di prendere quel peperoncino allo spray. Il peperoncino che vendono in quei negozi cinesi, ma le vengono anche in edicola o non in edicola, in tabaccheria le vendono. L'ho testato addirittura su me stesso e posso garantirvi al 100% che funziona. Quella è un'ottima difesa, perché appena vedete qualcuno che vi sta per attaccare, però dovete essere scaltri, se proprio siete nel pericolo proprio più totale, che non avete via di scampo, dovete dire poi spruzzarglielo subito in faccia e scappare via diretti. L'unico che sia, gli unici consigli decenti che vi posso dare sono questi. Non fate gli eroi, ragazzi. Cercate di evitare e chiamate subito le forze dell'ordine. E niente che dire, ragazzi. Un abbraccio e spero che non vi succeda mai una cosa del genere. Un saluto a tutti, ciao. Thank you.